Ci sono dei primi ascolti che faccio a cuor leggero perché la band in questione mi interessa, ma non, cioè, posso anche vivere senza. E ci sono primi ascolti che mi stanno molto a cuore, tipo questa nuova Untethered Angel, penso si pronunci così, dei Dream Theater, che è riff petrucciano. I Dream Theater sono uno dei miei gruppi preferiti, quindi. Ah, questa era l'anticipazione che avevamo ascoltato perché era uscita una breve clip, ed era questa. Ma perché il suono mi sembra sempre lo stesso? Compresso, digitale. Sì. Questo ricorda. Una di il primo album senza Portnoy. Unfortunate. Quello lì. Se mi date tempo vi dico anche il titolo. Vabbè, anche no. La copertina intanto è Untethered Angel, questo è il titolo e avevo indovinato per la pronuncia. La copertina del singolo è bellissima. Il riff mi piace. La linea vocale, non la linea vocale, il resto mi sa di già sentito prima ascolto. Poi c'è Rudess che ovviamente il suono non mi piace, però non so, in genere, vabbè, stavo dicendo della copertina, che è la copertina del singolo, non dell'album. Attenzione, ricorda quella di Images and Words, cioè c'è una bambina sola in una stanza con un letto. Però qui tutto è. L'atmosfera è completamente diversa rispetto a quella. Comunque, restiamo alla canzone, che è abbastanza lunga, tra l'altro 6 minuti e 15. Ah, il suono non mi piace proprio. Ovviamente è la versione da YouTube, quindi insomma, non è quella ufficiale. Però siccome ho gli altri album in versione disco e suonano così, quindi non fatico a pensare che tanto sto svanendo come sempre. Allora, come aspetto un Petrucci che entra con un. Bella sta parte. Bella questa parte, bella, 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 bella. Questa è Home. È differente leggiante, Home da Sense of Memory. Questa è proprio Home, proprio. Con il riff che parte sotto, con l'accordo che. Questo è home, proprio. Secondo me è un autoplagione, ma non mi interessa, mi piace così tanto che la riascolterei in diverse salse per tutta l'eternità. Questa parte strumentale è stupenda, intanto devo risolvere il problema della camera perché sparisce, ma vabbè. Bello sto suono. E tastiera e chitarra insieme? Bello, bella, 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 bella. Chi se ne frega del suono cupo, chi se ne frega del già sentito? Bella. Ah,
giuro che è la prima volta che lo ascolto, però conosco i miei polli, come si dice. Anche questo. Questo è proprio il senso del memory. Forse il fatto che faranno il tour di Sins from a Memory con anche qualche canzone di quest'album fa sì che abbiano scritto tutto in quella, su quella scia. Il pezzo sta per finire, pezzo che, allora, il riff mi piace, il suono generale non mi piace, linea vocale già sentitissima, la parte strumentale stupenda, già sentita ma stupenda. Questo è il mio primo ascolto, il primo giudizio, ovviamente bello sul finale. Qua Portnoy ci avrebbe fatto. Questo è tutto, ciao, alla prossima.